Thank you, thank you very much. Um, I would like, first of all, to thank uh, Professor Emilio Santoro for the invitation to address the University of uh, Firenze. I would also like to thank uh, Professor Paolo uh, Cappellini for the kind words of uh, presentation. It is with great pleasure that I take the floor today before this audience. My speech will address the r recent developments of the European uh, Court of Human Rights case law uh, for penological <laughs> purposes and the consequences that it might entail for life imprisonment. Of course, I will speak in a personal capacity, and my opinion does not bind the European Court of Human Rights. I am sorry that I cannot uh, uh, speak uh, in Italian. Of course, uh, I I will try to make it as brief and as clear as possible, this message that I am providing to you. Uh, but I can understand perfectly Italian, I can read perfectly Italian, and I can reply to your questions. If there are questions at the end, uh, you can put it to me uh, um, in Italian, and I will reply in English. Thank you. Uh, credo, che stato, credo che sia stato tutto molto chiaro. Comunque, partito dai ringraziamenti, ha detto che ci racconterà dell'impatto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sopra la normativa sull'ergastolo. Ha specificato che parla a titolo personale, non a nome della Corte. Io conosco le discussioni che Paolo fa dentro la Corte, per cui posso testimoniare di questo. E come ha detto Paolo, lui parla, comprende perfettamente l'italiano, lo legge perfettamente l'italiano, non è in grado di esprimersi in italiano, però poi eh, chiunque voglia fargli domande e può farlo tranquillamente in italiano e lui eh, risponderà. Il più importante issue on the European agenda today is life imprisonment. In Winter and others against the UK. The court examined the problem of how to determine whether, in a given case, a life sentence could be regarded as reducible. It considered that this issue, in the light of the prevention and rehabilitation aims of penalty, in winter the Grand Chamber held that a whole life order, meaning an irreducible life sentence, Reaches article 3 of the convention because it contradicts the purpose of resocialization. The court clearly made a choice as to the preponderant aim of imprisonment. It is positive special prevention, meaning resocialization of the offender. Uh, uh, the problem of the is a problem È il problema centrale nella discussione sulla pena a livello europeo in questo momento. Eh, Paolo fa riferimento particolarmente alla sentenza Winter e al giudizio della Grande Camera, che è la Camera di Appello nel caso Winter, in cui la Corte pone chiaramente il problema dell'irriducibilità della pena dell'ergastolo, cioè l'ergastolo è considerato illegittimo se non è riducibile e questo perché il fine della pena deve essere il fine della risocializzazione, il fine di una prevenzione specifica da farsi attraverso la risocializzazione. Under this light, irreducible life sentence is akin to inhumane treatment in view of the de-socializing and therefore de-humanizing effects of long term imprisonment. In fact, this holds also true for any sort of open ended, indeterminate sentence or sentence of fixed term that exceeds a normal lifespan or extremely long determined sentence. The court pointed out that if a life sentence was to be regarded as reducible, it should be subject to a review, which would allow. The domestic authorities to consider whether any chances in the life prisoner were so significant and such progress towards rehabilitation had been made in the course of the sentence as to mean that continued detention could no longer be justified on legitimate penological grounds. There should be such a mechanism in order to review if these legitimate penological grounds were still there to keep. A person in prison. Uh, la Corte afferma che è inumana e desocializzante una sentenza che sia indeterminata nel fine o che ecceda la normale durata della vita. E sostiene che è illegittima nella misura in cui non consente che durante l'esecuzione della pena si possa verificare la legittimità dei suoi presupposti penologici e cioè che non ci sia stata la risocializzazione del reo, cioè la pena è legittima fino al momento in cui non c'è stata la risocializzazione del reo, quindi deve essere possibile verificare la legittimità del presupposto penologico, cioè la mancanza di risocializzazione. Furthermore, the court explained for the first time That a whole life sentence, a whole life prisoner, was entitled to know, at the outset, at the beginning of his sentence, what he must do to be considered for release, and under what conditions, including when a review of his sentence would take place or could be sought. Consequently, where domestic law did not provide for such a mechanism we could call it a parole mechanism for review of the purposes of the sentence the incompatibility with article 3 on this ground already arose at the moment of the imposition of the sentence and not at a later stage of incarceration la corte richiede Che le condizioni di revisione della sentenza siano note al reo, al condannato, fin dal momento dell'esecuzione della pena, in modo che lui possa sapere cosa deve fare perché la sua sentenza sia interrotta. A un certo momento possa cessare. Quindi, questa è una richiesta che la Corte fa. Non. non Deve essere chiaro al detenuto fin dall'inizio qual è il percorso che lui deve fare per poter mettere fine alla sua sentenza. There has been a considerable reaction, especially in the United Kingdom, to the Vinter Judgment. And the following judgment of the Court of Appeal of the United Kingdom of England and Wales in McLaughlin and Newell has prompted a Huge discussion on the compatibility of the current situation in the United Kingdom, which has not changed after Winter and Article 3. Most of these reactions underline the clear contradiction between the two judgments the judgment of the Court of Appeal of England and Wales and Winter. And they foresee further adverse reaction by the court. Uh, of Strasbourg. Allora, la sentenza Winter ha creato un grave conflitto tra la Corte e l'Inghilterra, in particolare tra la Corte e la Corte d'Appello dell'Inghilterra e del Galles. Eh, si è aperta una grande discussione sull'ambito eh, e le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E a tutt'oggi l'Inghilterra non ha dato seguito alla decisione nel caso Winter. Winter ha avuto conseguenze, drammatiche conseguenze, con riguardo all'extradizione e all'espulsione di paesi non europei. La Corte ha già drawn. Logical consequences from Winter in this regard in Trabelsi against Belgium. I would like to mention this case because it's important for Italy and for the analysis of the situation uh, with regard specifically to ergastolo and uh, ergastolo uh, in these particular cases um, of ergastolo ostativo. Allora. Uh, La sentenza Winter ha importanti conseguenze in tema di estradizione ed espulsione. Eh, questo apre una parentesi, è per la protezione indiretta che fin dal caso Söring la Corte dà, cioè la Corte tutela non solo direttamente dallo Stato che ha in carico la persona, ma anche dalle conseguenze del suo spostamento in un altro Stato. Quindi la conseguenza della sentenza Winter è sostanzialmente che... Gli Stati europei non dovrebbero estradare in Inghilterra o espellere verso l'Inghilterra persone che rischiano di avere eh, l'ergastolo. Eh, la sentenza che si è occupata esplicitamente di questo problema dell'estradizione è la sentenza tra Belzi, che Paolo dice eh, vuole discutere perché è molto importante per l'ergastolo stativo italiano. Well, the facts are these. The applicant. was supposed to be extradited to the United States where he was prosecuted on charges relating to terrorism which is a punishable uh, offense with maximum all life prison the sentence was discretionary in that the judge could impose a lighter penalty with the option of imposing a fixed term sentence the court european court interpreted the US legal provisions referred to in a diplomatic note provided by the US authorities as not providing, not providing for possible release on parole in the event of a life sentence. The sentence could be reduced according to this note provided by the US on the basis of substantial cooperation on the part of the prison.

Una pena che poteva essere dergastolo o poteva essere una pena fissa, questo era la discrezionalità del giudice. Eh, la Corte chiede informazioni agli Stati Uniti rigu riguardo al dergastolo, gli Stati Uniti mandano una nota in cui si dice che il rilascio anticipato è possibile solo in caso di cooperazione sostanziale. Nel suo caso proprio o in quello riguardante terze persone. Ora, penso che questo sia rilevante per l'analisi della in so far quanto abbiamo, according to uh, the current uh, legal context in Italy, a similar legal framework to the one. That has been described uh, by the US authorities. Um, and the question is: is ergastolo, and especially ergastolo ostativo, compatible with the convention? We know, that, we know that ergastolo, the ergastolano, may benefit from semi-libertà after 20 years of prison service, liberazione anticipata, and liberazione condizionale after 26 years of prison service the court, the european court, has assessed it, this legal framework in accordance with the standard of the jure and de facto reducibility reduci of the sentence in Scopola, the decision from 2005, and in garagin, the decision from 2008, and saw no problems. okay, allora. La situazione statunitense, secondo Paolo, è molto simile alla situazione italiana. Eh, la situazione italiana prevede che l'ergastolano possa accedere alla semilibertà, alla liberazione anticipata e alla liberazione condizionale. Eh, questa situazione è stata esaminata eh, dalla, dalla Corte nelle sentenze Scoppola e nella sentenza Garaghi. E in tutti e due casi la Corte ha ritenuto questa situazione legittima. Uh, the, the, the questions remain: is um, Liberazione condizionale after 26 years of effective service of, of the penalty compatible with the resocialization imperative? The Italian Constitutional Court judgment 168. Of 1994 prohibited the life sentence even with liberazione condizionale for minors due to the resocialization imperative. The question is: isn't the same reasoning applicable to adults? Allora. So, uh Il problema centrale è quello se la liberazione condizionale dopo 26 anni è di per sé sufficiente a legittimare la pena dell'ergastolo. Eh, Paolo ricorda che la Corte Costituzionale italiana ha ritenuto illegittima la previsione dell'ergastolo anche con la liberazione condizionale per i minori, dicendo che questo contrastava l'imperativo della rieducazione. Che la pena deve avere. And the question is: isn't the same reasoning applicable to adults? Why to differ the situation between minors and adults if both have the same purpose? La domanda è? Perché si differenzia la situazione degli adulti da quella dei minori. È legittimo fare questa differenza? La pena ha la stessa funzione per entrambi. Quindi che cosa giustifica questa distinzione. Uh, the question is even more delicate with regard to ostativo che uh, Which is excluded from those benefits based on an absolute presumption of the prisoner's dangerousness. due to his or her links to organized crime. Even if one takes into consideration the Italian constitutional courts from 1994 with regard to the impossible cooperation, Collaborazione Impossibile, the uh, 1995 judgment with regard to irrelevant cooperation, Collaborazione Ininfluente, and the judgment from 1997 Con la readmission to liberazione condizionale for ergastolano after its revocation, even if we consider all this, which is laudable, it's the, these are positive steps, even if we consider these positive steps, the question of principle remains the same. Allora, il problema naturalmente è molto più grande con l'ergastolo ostativo, cioè l'ergastolo che è basato su una presunzione assoluta di eh, legame tra il condannato e eh, la mafia, le, eh, le associazioni criminali. Anche tenendo conto di alcune sentenze che, e alcuni cambiamenti nella normativa che Paolo considera lodevoli, come le prese di posizione sulla cooperazione impossibile, sulla cooperazione irrilevante, e quindi poi la possibilità di riammettere il detenuto ai benefici secondo Paolo il problema è comunque sul tavolo è comunque un problema eh, rilevante It is true that according to Italian Constitutional Court judgment 135 from 2003 the presumption foreseen in article 5 4b uh, in its formulation from 1991 Is not absolute and not permanent, since the ergastolano may at any time change his or her own situation by cooperating with the consequence of the cessation of the perpetual nature of the ergastolo ostativo. Now the problem is twofold. First, there are situations where the ergastolano may be resocialized but not willing to cooperate on reasonable grounds such as when he fears for his own or his family's safety or because he or she has family ties with the criminal organization members or there may be even cases where the elgastolano may be willing to cooperate in confessing the crime and giving back the proceeds of the crime but not willing to denounce the members of the criminal organization to which he or she belonged Allora eh, la Corte Costituzionale ha detto che la presunzione dell'articolo 4 bis quella che rende l'ergastolo ostativo non è assoluta perché può essere modificata nel corso dell'esecuzione della pena attraverso la cooperazione. Dice Paolo, però questo apre a due problemi. Primo caso, il condannato è in effetti risocializzato, ma non vuole collaborare per timore della sicurezza sua o dei propri familiari, oppure perché ha legami familiari con altri appartenenti alla criminalità organizzata. Oppure altro caso, perché lui è disposto a riconoscere il suo reato, a restituire il proventi di questo reato, ma non vuole denunciare gli altri membri della criminalità organizzata. Second problem, since the state has the burden to provide means of resocialization for Edgar Stolani, It must be also it must also have the additional burden of investigating why the means provided were not successful. The mere non cooperation co of the Argastolano is not enough ground for the state to give up the purpose of resocialization. I underline this point the mere non-cooperation of the Ergasolano is not enough ground for the state to give, to give up the purpose of resocialization. And consequently, the state retains the obligation to investigate the reasons for this no cooperation and to counter these reasons. Allora, il secondo punto, lo Stato ha il dovere di fornire i mezzi per la risocializzazione al detenuto. Faccio una parentesi, una sentenza della Corte Costituzionale del 1974, che sta un po' all'origine del nostro ordinamento penitenziario, ha imposto allo Stato questo dovere come eh, conseguenza dell'articolo 27, terzo comma. Eh, quindi da questo dovere, dice Paolo, deriva che lo Stato non si può fermare al mero fatto della non cooperazione, ma ha il dovere di capire perché quei mezzi che lui mette a disposizione per la risocializzazione non funzionano. Paolo ha sottolineato e ripetuto due volte, ha enfatizzato questo punto. Cioè, esiste uh, il dovere dello Stato di capire perché il percorso di risocializzazione che ha predisposto non funziona, non può fermarsi semplicemente alla constatazione che non funzioni, ed eventualmente, capito perché non funziona, deve contrastare i motivi del suo mancato funzionamento. Now here comes the Trabelsi judgment. Uh, since there is a similarity between. Uh, the situation in the United States, uh, uh, in this particular case uh, that was described in Trabelsi, and the Italian situation, uh, it, it is problematic. Uh, the, the, the regulation, the, the legislation on ergastolo on, ostativo, um, in the light of this Trabelsi uh, judgment. Now we, we have a proposal uh, from Professor Palazzo. Uh, to introduce a relative presumption he talked about that which could be reversed by the judge whenever i quote siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva this proposal would take in account the situation of those ergastolani who are resocialized but did not cooperate because they feared for their own and their family's safety, or because they have family or other links with the criminal organization members. This legal solution would soften the rigidity of the actual legal framework, putting the burden on the judge to investigate the reasons of the prisoner's non-cooperation with the authorities. Allora, so, Paolo dice. Questo è il momento di vedere le somiglianze e la rilevanza, le somiglianze tra la situazione statunitense e quella italiana dell'ergastolo stativo e quindi la rilevanza della sentenza tra Belsi. E dice partiamo dalla proposta della Commissione Palazzo, quella che Francesco Palazzo ci ha appena illustrato, che rende relativa la presunzione dando il compito al giudice appunto di verificare perché. Quali sono le ragioni della mancata collaborazione e quindi discernere tra queste ragioni quelle che sono espressioni di una eh, continua appartenenza della persona alla criminalità organizzata, da quelle che invece sono legate alla paura per i suoi familiari e via dicendo a, a questioni che non, non hanno attinenza con la pericolosità della persona. In practical terms such a relative Would differ little from the ergastolano ordinario. In these cases of ergastolano ordinario, it is also a rule of experience that the penological needs of the prisoner decrease when he cooperates with the authorities by confessing, denouncing other criminal agents, or giving back the proceeds of the crime, and the penological needs increase when he does not cooperate. This is. A, a rule of experience, which is applicable by judges uh, uh, in the situation of ergastolano ordinario, and could also, with the relative presumption, be applicable uh, in the case of the other uh, more serious uh, prisoners, uh, those in situation of ergastolano ostativo. So, the, with this presumption, relative presumption, the similarity. Uh, with the situation, with the normal situation of ergastolano ordinario, would be very strong. Allora, una volta che la presunzione viene indebolita, quindi d'assoluta passa relativa, come nel progetto Palazzo, Paolo sottolinea che la distinzione tra, tra la situazione dell'ergastolano stativo e dell'ergastolano ordinario diventa molto piccola, le due posizioni diventano quasi similari perché è normale che il comportamento processuale, la collaborazione anche per l'ergastolano ordinario eh, facilitino l'accesso alle misure alternative, rendano più veloce il suo accesso alle misure alternative. Quindi l'esame dei presupposti penologici della, eh, proseguimento del proseguimento dell'esecuzione penale diventa molto simile in tutti e due i casi. E quindi, La distinzione tra ergastolo stativo e ergastolo ordinario si assottiglia molto, diventa molto debole. My final words are of hope. Um, we must be aware that there is a um, clash, a cultural clash now, today in Europe, and uh, that can be seen in the case law of the court. On the one hand, we have governments. Which are fighting for a very punitive political agenda, based on the principle of retribution, absolute retribution, for the evil done to the victim, and on the other end, other countries, mainly from Southern Europe, who think differently, who still keep attached to resocialization as the main principle uh, that should be uh, applied in. Uh, serving a prison sentence. The court took a firm position in this clash, in this cultural clash, in winter. And this position was inspired by the doctrine of South European countries. I would like to quote a great Italian panelist uh, when he said, and I'm quoting from Aldo Moro. Per quanto riguarda di come deve, debba essere la pena, un giudizio negativo, negativo in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale che istantaneamente e puntualmente elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua, l'ergastolo che priva come com è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto appare crudele e disumana non meno di quanto lo sia la pena di morte, quanto sia dice pena perpetua si dice una cosa estremamente pesante estremamente grave umanamente non accettabile no uh, This doctrine, which has influenced Winter, which has influenced um, uh, the court in its choice for resocialization as the primary aim of prison uh, term, of any prison term, uh, has also had a very strong impact in Italy. You recall Il progetto della Commissione giustizia del senato del senatore Roland Ritz from 1996, il progetto della Commissione Carlo Grosso from 1998, il progetto della Commissione Giuliano Pisapia del 2006, il progetto della Commissione Francesco Palazzo. All of these have been inspired by the same legal doctrine, by the same idea of resocialization. As the primary aim of, um, of uh, prison term. Allora, Paolo dice che oggi, all'interno dell'Europa, c'è un conflitto molto duro e molto grave tra le politiche di tipo retributivo, eh, che sono portate avanti da molti Stati, e le politiche di tipo risocializzante. È un po' il conflitto che. Francesco Palazzo metteva in evidenza quando diceva c'è una tendenza a contrapporre il diritto delle vittime al diritto dei detenuti e Paolo prende come diciamo manifesto delle politiche di tipo risocializzante eh, alcune frasi alcune righe di Aldo Moro e sottolinea come in Italia molti progetti sia di riforma del codice penale sia l'ultimo quello di Palazzo sulla riforma del sistema sanzionatorio si ispirino a questo uh, tipo di concezione risocializzante della pena. All these projects had the purpose of abolishing Ergastolo in itself. And this is a laudable, a very laudable aim, a very laudable political purpose. Uh, to use the words of Professor Palazzo, he's is, is not here unfortunately to hear uh, these words, but I, I, I quote from him Il principio retributivo assoluto sembra essere una di quelle scorie metafisiche da, dal quale il diritto penale moderno ancora fatica ad affrancarsi. This is absolutely true. Um, we have had the example of Pope Francis uh, in July 2013 and very recently when, when Pope Francis, uh, nel modo proprio sulla riforma della giustizia penale vaticana, Um, has abolished, definitely, the 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 ergastolo. It's it's these these are examples uh, not only from the the, the 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 legislative projects but also from from high-ranking uh, uh, moral authorities in in uh, in in, uh, in Italy and 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 of course in in the whole world that uh, this is the right path to follow. I only hope that european governments now understand this message and shape their criminal policies accordingly not by building more prisons not by increasing the prison population but by drawing a balanced mix of social and judicial policies which aim at fully implementing the human rights standards also of those which are at the very low of the social scale, we have to think that they deserve the same human rights as all other uh, human beings in a free society. Thank you very much for your attention. I think the last words of Paolo are very clear, also because they refer to things that have already been said by previous rapporteurs. Paolo recalls. Come questa concezione della pena sia di recente stata sostenuta con forza da Papa Francesco, fino ad arrivare appunto all'abolizione dell'ergastolo eh, nella città del Vaticano, per i reati della città del Vaticano. E Paolo enfatizza il problema di dire: abbiamo bisogno che anche alle persone che appartengano alla marginalità sociale, alle classi più basse della, della società siano riconosciuti gli stessi diritti che vengano riconosciuti agli altri, mentre le politiche penali di tipo retributivo sembrano cancellare i diritti eh, di queste persone. Io ringrazio moltissimo Paolo, qualsiasi fesseria abbia detto è colpa mia nella traduzione, lui ha detto tutte cose validissime. Beh, no, no, resta. resta. Ringraziamo eh, Paolo Pinto dell'Albuquerque, anche se si spera che la sua diventi la voce della corte nella distinzione che ha fatto Emilio. E ringraziamo anche Emilio perché per quel che capisco io l'inglese non hai fatto errori, quindi era tutto perfetto. E, e, e ringrazio Paolo anche per aver ricordato, cosa che spesso noi ci dimentichiamo di fare Aldo Moro che non è stato soltanto un importante nuovo politico ma anche un grande giurista, processuale penalista e penalista. E adesso diamo la parola a David Bjork-Vinson, mi scuso per la pronuncia che mi immagino sarà stata sbagliata, che attualmente insegna all'Università di Copenaghen ma che come sapete... Viene dal paese del ghiaccio, dall'Islanda, che ha fatto studi di storia e filosofia del diritto e che è stato anche lui eh, giudice della Corte dei diritti dell'uomo. Adesso cambiamo un po' argomento. Nel titolo inglese, il problema del diritto di voto degli incarcerati viene chiamato saga, forse come titolo anche generale di quanto stiamo trattando oggi si potrebbe piuttosto usare il termine Odissea, ma naturalmente questo lo sentiremo direttamente dalle sue parole. Grazie. Eh. Il ruolo di traduttrice consecutiva a questo caso lo svolgerà la dottoressa Sofia Ciuffoletti che tra l'altro all'interno del progetto europeo è quella che si occupa di diritto di voto, quindi è diciamo, parte diretta in causa. Thank you very much uh, uh, for the invitation to participate in this um, conference. It's a great honor. It's, of course, uh, a great place, uh, Florence, as you, of course, know better than I do. This has uh, hosted uh, many of the most famous and important scholars, philosophers, uh, artists, etc., in the history of, of Europe, and uh, uh, it's a great place to be in now uh, it is always uh, difficult to be the last speaker in a panel like that because the audience is getting tired and there is a certain request that you are uh, you know sort of uh, you are uh, expected to be uh, you know amusing even funny to keep uh, the audience um, awake but uh, so you know i will not tire you too much i will uh, try to be clear and uh, down to the point and i, I want to discuss this um, prisoner's voting rights saga as it appears in the case law of the uh, european court of human rights and it has this different aspects namely how the right of prisoners to participate in elections has evolved and developed uh, in the case law and then the other part of the story is, is the consequences, the dear consequences, i would say, that the court has paid for its judgment in the hirsh judgment by the reaction, eh, in particular in the united kingdom. Si. Um, David, Torring, Loda Firenze come grande città, patria di artisti, pensatori e dice che noi la conosciamo meglio di lui, ma lui l'apprezza molto. E poi dice che è sempre difficile essere l'ultimo a parlare perché il pubblico può essere stanco. Si richiede di tenerlo sveglio. Lui in realtà spera di essere piuttosto breve, chiaro, incisivo e andare diretto al punto. Quello di cui vuole parlare è eh, la saga, la chiamata saga per diversi aspetti, dice del eh, diritto di voto dei detenuti e eh, parlerà quindi di questo argomento ehm, analizzando come il diritto di elettorato attivo si è evoluto nel tempo eh, nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e quali sono state le reazioni dei paesi che sono stati eh, implicati in questa, in questa saga, ehm, reazioni talvolta molto ehm, violente e aperte come quella dell'Inghilterra eh, dell e ci dirà adesso perché. Uh, the, uh, this is uh, On the screen, you can see the provision that, uh, that relates to free elections, right to free elections, and this is uh, uh, Article 3 of Protocol Number 1 to the Convention. And there, under the high contracting parties, undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislator. Now, I will not go into the details of the interpretation of this uh, provision, but you can roughly divide it into two different aspects. Namely, it refers to the general structure of the electoral system in a given country. And if you compare the European states, it's very different. But we all uh, share, or at least we should share, the common ideology of, of promoting democracy. But there are different ways. To achieve this, when it comes to the organisation of the electoral system, then, so in this, from this point of view, it is uh, it is accepted, and, and I believe that it should be accepted that the states have a, a wide margin of appreciation as to how to organise the electoral system. Then, on the other hand, the other aspect of it is the individual right, namely the the right of the. Of the individual in a given society to participate and to have the right to vote. And when we look at the provision from this point of view, it could be argued at least that the margin of appreciation should be much narrower, namely, that you can only take this right away from the individual uh, if it is justified. E questo ehm, che vedete proiettato è l'articolo 3 del primo protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Eh, non entrerà ai dettagli interpretativi, ma vuole rimarcare due aspetti che sono contenuti chiaramente nell'articolo. Il primo è un generale aspetto che riguarda la struttura del sistema, dei sistemi elettorali, che eh, lui ricorda sono molto diversi all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. E in questo primo aspetto il margine di apprezzamento che storicamente la Corte per la giurisprudenza consolidata ha lasciato agli Stati è e secondo lui deve essere ampio. Il secondo aspetto invece riguarda il diritto di partecipare alla costruzione democratica della società. Questo è un aspetto che riguarda un diritto individuale e qui il margine di apprezzamento non può essere altrettanto ampio. No, as to, um, eh, eh, general remarks uh, regarding article three of course it is clear that the that the, the uh, ultimate aim of, of the provision is to promote and strengthen the democratic process but uh, but uh, but at the same times uh, there are uh, it is accepted that uh, that uh, well maybe i should maybe i should uh, start different differently by, by by referring to the fact that that uh, that prisoners, because we are talking about prisoners here, the fundamental uh, uh, principle is that, that uh, under the case law of the court, the fundamental principle is that that the prisoners are deprived of their uh, liberty, namely, their rights under Article 5 of the Convention uh, are restricted. As a, as, as a matter of principle, uh, the prisoners, to the extent that this is feasible and possible and practical, keep all other uh, keep all his other human rights. For example, of course, under Article two, uh, the right to life. Article three. Uh, uh, the prohibition against the uh, uh, torture and human and degrading treatment. This applies to prisoners. They enjoy Article 3 rights, which is probably uh, the aspect of prisoners' rights that has given uh, occasion for most of the case law relating to prisoners' rights uh, in the case law of the Court. Namely, it relates to prison conditions, uh, the treatment of prisoners, etc. and etc. Uh, we will not dwell on that. And there are other rights as well, which are practical for prisoners to have, like, for example, a right to private life. There is a certain right to privacy, including uh, a right uh, to a communication with, with with the nearest family, and uh, these sort of things, which are protected under Article 8 of the Convention. You can think of also a freedom of expression. Uh, interestingly, we had a we had a case against the United Kingdom uh, not so many years ago, who wanted to publish a book about his uh, horrific crimes that he had committed, and uh, it was restricted, and 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 the court accepted that under these circumstances these restrictions were uh, justified under uh, um, paragraph two of Article ten of the Convention. But that should be the exemption. Uh, prisoners should have. Uh, uh, freedom of expression, unless uh, restrictions are justified, R freedom of religion is a, is also a, 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 a practical aspect of this. So basically, what I'm saying here is that the prisoner he keeps all his uh, rights, but but due to the uh, deprivation of liberty and the constraints within the prison, it may not necessarily always in all uh, situations be very practical. For, uh, uh, so no, no. Um, quindi su, per quanto riguarda le considerazioni generali relative all'articolo 3, lui vuole dire che il, la questione fondamentale è riguarda il fulcro uh, è, sul processo democratico e la formazione, la partecipazione alla formazione del processo democratico. Però poi dopo ha detto: meglio riferirmi, andare direttamente al punto, cominciando a parlare della questione dei diritti dei detenuti. Um, e Per principio consolidato della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i detenuti sono deprivati della libertà, e quindi i diritti eh, dell'articolo 5 della Convenzione sono chiaramente ristretti. Ma per il resto, invece, di nuovo per principio consolidato della Corte, i eh, detenuti mantengono i propri diritti per quanto possibile e sicuramente in toto per quanto riguarda l'articolo 2 e l'articolo 3 questi sono diritti che devono essere garantiti ai detenuti. L'articolo 3 diceva eh, da Vittorio è stato proprio il cardine della giurisprudenza europea in materia di diritti dei detenuti ma ci sono molti altri diritti sempre collegati, il diritto alla privacy, il diritto alla comunicazione con la famiglia e che devono essere tutelati. Il diritto di espressione c'è stato un caso recentemente in cui la Corte doveva um, analizzare il, la questione di un detenuto che aveva commesso un reato uh, di particolare gravità e che voleva scrivere un libro su questo reato, ecco la Corte in quel caso ha accettato restrizioni al diritto di espressione, ma sono casi. Uh, lui diceva molto specifici, altrimenti diritto di um, manifestazione del proprio pensiero, eh, diritto di eh, la libertà religiosa e via dicendo, devono essere mantenuti dai detenuti, devono essere garantiti dagli stati So, it, it, it actually follows from this uh, general principle that the president keeps his uh, rights is that uh, he should not automatically uh, lose his uh, right to participate in elections only because of the The abbreviation of liberty. Uh, namely, that this, uh, uh, this loss of rights uh, needs to be justified separately. It, 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 it is, uh, from the point of view of the, of the Convention, it does not lose this right automatically. Now, uh, but there are restrictions uh, accepted, of course, uh, under the Convention. And, uh, i don't think we will have time to, 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 to uh, go into the details of that, but, but if you look at the, the third and the last point on, on the screen, uh, uh, is, is that it's the principle of proportionality. Uh, the principles of proportionality in the context of prisoners' uh, voting rights. Requires a discernible and sufficient link between the sanction and the conduct and the circumstances of the individual concerned, and uh, this is a principle that has been advanced in this Hearst judgment. And uh, you probably, are, or at least many of you, know it already. But this was a prisoner who had been sentenced to life imprisonment for manslaughter, uh, a horrible crime. There is, uh, there is no disagreement. Uh, on that and he lost his uh, right to vote uh, during his period of detention under the uh, uk legislation uh, but uh, the, the, the the court in Strasbourg found that uh, there had been a violation of the of article 2 of protocol number one on the account of the automatic and discriminate restriction on the applicants rights to vote due to his status as a convicted pr prisoner. Da questo principio generale, riprendendo il principio generale consolidato per cui un detenuto al di là della eh, libertà mantiene eh, gli altri diritti eh, fondamentali, discende il fatto che un detenuto non può essere, entrando nel cuore della, della eh, nostra discussione, non può essere deprivato dell'elettorato attivo unicamente per il fatto di essere detenuto, non può perdere questo diritto in maniera automatica e indiscriminata. Ci sono restrizioni accettate. Ora eh, De Vittor non entra nella, eh, nelle eh, specifiche tecniche, ma se guardate al terzo punto della slide, però precedente, thank you, il terzo punto, eh, e terzo, ultimo punto è eh, il principio secondo il principio di proporzionalità che deve essere rispettato secondo ehm, il test di IRST, ehm, il, test, il test che la Corte poi ha consolidato anche successivamente, ma che nasce proprio con la giurisprudenza in IRST, ehm, si richiede che ci debba essere questo in, questa eh, connessione sufficiente tra la sanzione e la condotta e le circostanze del delitto. Questa era proprio ehm, una citazione dalla, IRST, dalla sentenza IRST versus United Kingdom. Ehm, il caso mh, nei fatti è molto eh, semplice, eh, la, IRST eh, era stato condannato per omicidio, era stato deprivato del diritto di voto, la corte, eh, condanna l'Inghilterra per il, una eh, violazione eh, che trova immediata, automatica e indiscriminata. Quindi la, eh, il, il punto su cui la Corte in IRST concentra l'attenzione è l'automatismo e la indiscriminatezza della eh, violazione, della, um, della mh, rottura del legame che abbiamo visto nell'ultimo punto della slide precedente. Eh, The, the, the judgment in the hurst case uh, led to a very harsh uh, reaction in the united kingdom, as some of you may know, and gave an occasion for, um, on behalf of the, uh, i would say, the political establishment in the united kingdom, as well as the judiciary, to, uh, to um, who, who, who have, uh, since then, now, ten years later, criticized the court harshly for the position taken in in, uh, in the Hearst judgment, and this is for different reasons. Uh, some of it, uh, in the narrower sense, leads to the differences uh, as regards uh, uh, the, uh, our ideas concerning uh, prisoners' rights, and this has been discussed here this morning. That that that. Uh, that uh, the attitudes or the views on this in the different contracting states uh, differ very uh, much. And as an example of this, I have uh, sometimes mentioned the reaction of the Prime Minister of the United Kingdom, a present Prime Minister, David Cameron, who said that uh, something to the effect that the idea that prisoners should have the right to vote uh, makes him physically sick and this this underlines uh, the, the differences in approaches because what is considered as a as a, as, a, as a right uh, without without any reservation in many contracting states makes some people physically sick so it, it seems to be that our uh, sort of uh, views on on the role uh, of the penal systems, uh, they differ greatly from one country to another, uh, and probably also, of course, the, the the public opinion from one country to another. But n nevertheless, uh, I just want to emphasise the point that the court didn't uh, was not too much intimidated in the beginning, because it kept on giving judgments along the lines of of Hearst. and this is an example of uh, of this. Uh, Kind of case. Uh, uh, it's, uh, it was uh, a judgment that was given in the section where I was, so I participated in this case myself. Greens and MT versus the United Kingdom, where, where the court uh, confirmed uh, its line of reasoning in the Hearst uh, judgment. And this was also at the same time a, a kind of a pilot judgment proceedings because uh, uh, the, the, the court. Uh, uh, ordered the united kingdom to to take steps to uh, amend its legislation which which of course was seen as a as a as, a, as an attack on, on on british sovereignty and all these discussions. we can we can go on for a long time to, d to discuss the different aspects of this case and uh, also hundreds of other similar cases pending before the court were suspended but and then uh, there have been further judgments and, and, uh, from 2013. I will not go into the details. But now, 10 years later, 10 years later, the United Kingdom government has done nothing. They have taken steps. They have made proposals. They have put it uh, before the Parliament. But everything has been rejected. It seems to be that they are not willing to take any step. To to, to, uh, to give uh, these uh, voting rights to prisoners. Now uh, this puts the court in a in a very difficult situation because, of course, uh, the fact and this is also as Paolo mentioned here, uh, uh, also relates to the Winter Judgment, which the uh, United Kingdom <coughs> government has refused to implement. Also, and this. This is from the point of view of the Convention, this is a serious thing because it, it seriously undermines the effectiveness or it, it, it could possibly, if other states behaved in this way, it could seriously undermine the effectiveness of the system. Yes, the has provoked a strong, opposition in Inghilterra. E eh, sia eh, nella sfera politica, principalmente direi nella sfera politica, ma dice anche la magistratura, eh, eh, che ha criticato aspramente in alcuni casi l'operato della Corte. Questo per motivi diversi, eh, che secondo David vittor sono anche relativi alle visioni dei diritti dei detenuti, alle diverse visioni che si possono avere riguardo ai diritti dei detenuti. Un esempio è. Che lui eh, ehm, cita è quello del primo ministro inglese, eh, l'attuale primo ministro inglese eh, David Cameron, che eh, in un public statement, in una comunicazione eh, pubblica dice che il fatto che i, diritti, che i detenuti possano mantenere il diritto di voto lo fa sentire fisicamente male. Ecco, eh, se da una parte la nostra, le nostre visioni. Sul, ehm, eh, relative alla possibilità e anche il nostro eh, sistema penale, le nostre visioni riguardo al sistema penale possono differire, chiaramente, possono differire tra paese e paese e non soltanto ma anche all'interno dei singoli paesi, così come l'opinione pubblica su questo non può questo essere o influenzare. All'opinione della Corte. La Corte, infatti, all'inizio, la Corte europea dei diritti dell'uomo, non è intimidita dalla eh, forte opposizione in Inghilterra, tanto che il eh, test in IRS, così come la giurisprudenza di eh, questo caso, viene consolidata in giudizi successivi. Frodlo versus Austria, che eh, non è stato citato, ma che è stata un, uh, una sentenza, aprendo una parentesi, molto importante su quello che in qualche modo va anche oltre, indicando che ci deve essere sulla uh, limitazione del diritto di voto un giudizio, una decisione uh, giurisdizionale, la prima volta che viene detto, e poi IRST viene confermato nel uh, caso successivo, sempre contro l'Inghilterra, Greens uh, NMT versus UK. Um, che è stato anche un giudizio pilota, un pilot judgment. qui la Corte, prendendo atto del fatto che l'Inghilterra non aveva minimamente posto eh, rimedio alla violazione che era stata chiaramente individuata e condannata nella sentenza Hirst, adotta la procedura pilota indicando espressamente, ordinando espressamente all'Inghilterra di dotarsi di quelle misure adeguate che la, fanno ritornare, che la possono fare ritornare all'interno della. Eh, eh, convenzionalità, diciamo della possibilità di eh, non eh, essere in violazione della Convenzione europea. Um, centinaia di casi furono sospesi con Greens and MT versus United Kingdom con lo stesso meccanismo che poi è stato applicato um, nel giudizio contro l'Italia a Torregiani, quindi casi sospesi um, e um, a dieci anni di distanza e con un pilot judgment e con casi sospesi. Eh, proprio per consentire all'Inghilterra di dotarsi di queste misure, il, eh, purtroppo la situazione, la, il giudizio è chiaramente negativo. L'Inghilterra non ha fatto eh, nulla per implementare la sentenza della Corte, o meglio ci sono stati eh, tentativi eh, osteggiati in maniera eh, chiara da un, sul piano politico e sul piano dell'opinione pubblica e a tutt'oggi, soprattutto in questo clima elettorale. Uh, non c'è una uh, soluzione e né si prevede che questa possa esserci uh, finché le elezioni non finiranno. Questo mette la Corte uh, in una difficile situazione e mina seriamente la possibilità di dare effettività, non soltanto in questo singolo caso e nei casi contro l'Inghilterra. L'Inghilterra ha una storia specifica, ma David Tordis in realtà... Um, questo. Episodi come questo danno in qualche modo la uh, aprono la strada a possibili altre uh, situazioni in cui gli stati possano voler non adeguarsi al giudizio della Corte, prendendo esempio dall'Inghilterra. Yes, I heard Sofia that you mentioned fraud, fraud against Austria. Which I didn't, so you have been supplementing my <laughs> But this is very good <laughs> and uh, what I what I want to do uh, basically the point here is that uh, that uh, that one could say that uh, the court was consistent in following up on uh, the Hurst judgment um, for some time and the fraud, uh, this judgment that you see on the screen uh, now is, is is one of those judgments that would but some would also uh, interpret these judgments as going one step further namely that to require that there is an individual judicial decision in each and every case uh, this, is, uh, this is indicated in the first judgment certainly but 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 it's a matter of interpretation as to whether you would go so far as uh, as far as that but in any case this this interpretation of the, f f uh, the interpretation in this judgment, uh, of the herz judgment is actually rejected in the next judgment which, uh, which i was going to talk about which is uh, scopola 3 against italy and this is a case uh, presumably most of you would know and there uh, under there uh, it was, it was uh, claimed by the applicants that the italian system which, is, which differs from the united kingdom uh, system uh, certainly in, in some details was in violation uh, of the convention. Now, here, uh, I will not go into the details of this case, and neither will I go into the details of my dissenting opinion. Uh, this was not an easy decision for me to make, to be the only one uh, against 16 judges. But, uh, but, but I, I have been supported by, by many commentators. Uh, uh, all over the internet who actually would agree to the main point that I make in the uh, descending omit opinion, namely that the court is inco inconsistent in its uh, reasoning and uh, uh, to be consistent it should, be, should have come to the same conclusion in Scopola as it did in the Hurst judgment. But, but I will not dwell on this point but rather I would say that I see this as a as a, and, and this is a wider problem, it does not well th these are, these, these are two aspects First of all, uh, uh, what it does to uh, prisoners' voting right. I think the Hirsch judgment was an important landmark decision when it comes to uh, to uh, prisoners' voting rights. But I, I think that the Scopola judgment more or less takes that away uh, from uh, from prisoners. Namely, that to some extent, those who are fighting for prisoners' rights and would like to see their uh, voting rights to be extended, they are sort of uh, to some extent, I, I would say that they are thrown back to maybe not square one, but, but, but they, are, um, they uh, have a lot of work to do. And I, I think that the, that, uh, the Scopola judgment uh, means that, that from this point of view, a, a huge step was taken backwards. This has another aspect, which is probably in the broader sense more serious for the court as an institution, because this can easily, and many commentators have actually interpreted the Scopola judgments as the court being uh, hugely intimidated by the political hostilities that have been thrown at it from the United Kingdom in particular. But these hostilities or this criticism, it's not uh, limited to the United Kingdom, but it is, uh, it's a wider problem. Uh, we have that from France, from, from Germany, and from many other countries, and, and probably Italy as well. But, uh, but, but uh, anyway, I, this, is, um, this could be interpreted as, the, uh, as a sort of, uh, as a sign of a changed judicial policy on behalf of the court. Where it would be less willing to assert rights, but rather, rather uh, to be uh, well. I, I, maybe it's not fair to say that it would be. It, it's hiding behind these concepts of ma margin of appreciation and subsidiarity, but to some extent, yes, it is. It, it is, uh, it is uh, uh, in this broader political uh, context. Uh, I think uh, the Scopola adjustment will be referred to as a clear example of, uh, of, of a change of a judicial policy uh, where uh, the court would uh, sort of uh, attempt to mitigate the, the most uh, prolific uh, critics. Th this would be my final point. Uh, I would uh, be happy to respond to any comments and questions. And remarks that you may have. Uh, thank you very much. <laughs> Bene, l'applauso eh, significa che avete eh, capito, quindi io sarò molto breve. La Corte è stata coerente, questo viene ribadito, eh, nell'implementare nell IRST e eh, Fraudlo versus Austria. Era il caso che eh, citavo prima e eh, che è stato richiamato adesso anche da, eh, dal relatore, perché eh, in questo giudizio in realtà si va quasi. Qualcuno ehm, indica che si va oltre IRST ehm, nel senso che eh, dicevamo prima, cioè IRST, eh, eh, Frodl chiede che ci sia un giudizio di un giudice su ogni caso concreto. Ma eh, l'interpretazione di Frodl, che era effettivamente un'interpretazione estensiva anche probabilmente del, di IRST, viene rigettata nel caso Scopola numero 3 contro Italia. Ora Scoppola eh, lamentava che il sistema italiano fosse in violazione della convenzione in maniera... Simile parallela al, um, a ciò che era stato uh, indicato per il contesto inglese. Um, non vuole entrare nelle specifiche del caso dal punto di vista tecnico, crede anche che forse voi le conosciate. Um, non è stato, quello che lui invece vuole dire è che non è stato facile eh, decidere di scrivere un'opinione dissenziente in un sistema, in una situazione di. Uh, quasi unanimità, è stato l'unico a scrivere un'opinione dissenziente. Questo è stata, e questa è stata una difficile decisione e, in qualche modo, una decisione mh, uh, che lo ha fatto sentire isolato. E nonostante questo, invece, poi è stato supportato dalla lettura di, mh, molti, eh, di molte, eh, molti articoli che eh, in realtà erano in accordo su questo con la sua opinione dissenziente. E ehm, il, eh, la questione che viene sottolineata, che viene eh, in qualche modo ingigantita anche dal, da Scopola numero 3, è una situazione sottesa, un problema ampio eh, relativo al ruolo della Corte ehm, in generale e non soltanto quindi relativo a questo singolo caso. Scopola 3 significa in qualche modo che eh, su questo punto rispetto a IRST, siamo tornati, lui dice, non proprio a square one, quindi non proprio al punto di partenza, ma quasi eh, sul piano appunto della protezione del eh, diritto di voto per gli stranieri. C'è stata sicuramente una forte inversione di tendenza e ehm, questo ha un impatto e un'influenza sulla concezione del ruolo della Corte. La Corte in questa sentenza, secondo eh, lui, lo vediamo chiaramente, può essere intimidita. Dall'ostilità, dall di alcuni paesi. Ora chiaramente il caso è contro l'Inghilterra, ma molti altri paesi hanno espresso, hanno portato avanti simili atteggiamenti: la Francia, la Germania e eh, De Vietnam, diceva forse anche l'Italia. Eh, questo può essere interpretato come il segno di un vero e proprio cambiamento. Eh, la Corte. Potrebbe non implementare più, lo mette appunto in questi termini ipotetici e non come una, uh, un, un chiaro segno di una uh, tendenza, però potrebbe uh, voler implementare meno certi diritti e in qualche modo nascondendosi dietro al margine di apprezzamento. Queste sono le sue parole, il giudizio Scoppola è in qualche modo un uh, chiaro segno di un cambiamento di politica giudiziaria che va nel senso di cercare di evitare l'opposizione di eh, alcuni paesi. Ripeto, è un'indicazione um, di uh, possibile tendenza, quindi non tendenza ma possibile tendenza che Da Vittorio rimarca, non un giudizio definitivo che dà, uh, anzi piuttosto indicando che si deve fare attenzione a evitare questa possibile tendenza. E, mh, questa era la sua conclusione, apre alle domande se ce ne sono e ringrazia. Ringraziamo anche noi David Vittor che nel suo contributo finale ha sottolineato anche come dire, la necessità di eh, trovare equilibri nella tutela giurisdizionale assicurata dalla Corte e una linea direttiva che appunto come avete sentito da ultimo rischia eh, di, di essere in qualche modo riportata al punto di partenza. La parola saga, appunto, la parola odissea in qualche modo sono legate a questo uh, fenomeno uh, e quindi il rapporto fra politica, protezione giurisdizionale dei diritti e comprensione appunto del ruolo dei diritti anche da parte dell'opinione pubblica ridiventa un po' il tema. Centrale. Io credo che tutti i contributi, ora purtroppo alcuni relatori ci hanno dovuto lasciare, ma tutti i contributi di questa mattinata hanno eh, sottolineato ad alto livello le problematiche relative e possono avere sicuramente coinvolto il pubblico che se ha qualche domanda da rivolgere diciamo, ai nostri ospiti può farlo volentieri, insomma, naturalmente però bisognerebbe che se ci sono questioni veniste qui perché il microfono è qui o lì anche, sì. Prego. E Nicola Mazzamuto che è il coordinatore dei giudici di sorveglianza italiani del CONAMS. Sì, qualche battuta sul tema dell'ergasso o dell'ergasso lo stativo? mi spiace che sia il professore Flicche che il professore Palazzo siano andati via perché mi piaceva interloquire con loro io partirei da questa considerazione che nel pensiero dei costituenti non vi poteva essere l'idea dell'incostituzionalità, dell'illegittimità costituzionale dell'ergastolo lo ha detto il professore Flicche ma anche per una ragione che ancora il, diciamo, il pensiero costituzionale che poi elaborerà, svilupperà la Corte Costituzionale, circa il binomio inscindibile, indossolubile tra rieducazione e risocializzazione ancora non era stato, non era una conquista del pensiero costituzionale. Quindi l'idea era che la persona si poteva rieducare restando in carcere. Quando si è associato all'idea di rieducazione, quella di risocializzazione, il problema della legittimità costituzionale dell'ergasolo si pone e si pone seriamente e lo poniamo io direi questo, sull'ergassolo vorrei dire questo che il, 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 il punto veramente critico è il fatto che la pena è indeterminata ossia dipende da, 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 da quanto campa il, 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 il povero disgraziato il, 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 il quale a questo punto deve auspicarsi di, di non, non sa se auspicarsi di, cam, di campare poco o di campare molto e il e appunto io mi ricordavo il professore Puggiotto di questo terribile film eh, il, eh, il segreto nei suoi occhi è eh, un film argentino del 2009 che, che dà il, 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 drammaticamente la percezione di quanto la pena dell'ergastolo possa essere privatamente gestita in quel caso dalla vittima dal, 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 dal marito della vittima eh, possa essere molto più crudele della pena di morte che si risolve uno acto in un istante quindi la pena dell'ergastolo proprio perché è indeterminata, perché è legata a un fattore di incertezza che è la vita de del, del condannato, eh, presenta questo profilo che ehm, eh, secondo me può essere una delle ragioni della sua incostituzionalità. Però il problema ora è se aboliamo l'ergastolo, ha ragione il professore Filippo, che è, 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 è un'opzione assiologica, chiaro. E quali sono i, diciamo, il, il, il eh, eh, il, I rimedi che, che possono controbilanciare a quest, questa eh, a, abolizione eh, eh, sul piano della prevenzione generale, dell'efficacia di deterrenza della pena. Naturalmente bisogna modificare il, la disciplina del, del cumulo perché non è possibile che il, eh, ci sia eh, insieme l'abolizione dell'ergastro e il cumulo giuridico. Io commetto un, un, un omicidio, becco 30 anni e poi so, ho licenza di, di commetterne altri eh, senza essere. Eh, punito. Quindi è chiaro che bisognerà sostituire al, al, al cumulo giuridico il cumulo materiale. E altra cosa che, eh, eh, che, che secondo me è legata al, all'abolizione dell'ergastolo è il fatto del doppio binario, perché se noi eh, eh, rinunziamo alla sicurezza che viene dispensata dall'ergastolo si pone il problema che una volta che è spiata la pena temporanea la pena dei, dei 30 anni, se vi è una pericolosità residua, eh, è bene che ci sia, secondo me, il, il, eh, la misura di sicurezza, eh, che ci sia il doppio binario, però il, un doppio binario temperato. cioè Io immaginerei che è legittima una, una misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, anche, anche perpetua, e invece temporanea quella, quella non detentiva, soltanto in caso di progressione sanzionatoria. Questo immagino io come sistema. Quindi un doppio binario in cui la, la misura privilegiata è la libertà vigilata e con possibilità di convertirla in, eh, in misura di sicurezza detentiva, ma per, per brevi periodi. Quindi riaffermare il principio che è stato oggi recepito in materia di, di misure psichiatriche della temporaneità della misura di, di sicurezza eh, detentiva. E invece l'ergastolo ostativo, e concludo: e, e, in realtà l'ergastolo ostativo non è figlio dell'ergastolo, l'ergastolo ostativo è figlio del 4 bis. Chiaro? Ossia, dell'idea di subordinare le misure alternative alla detenzione a una finalità eteronoma rispetto ai fini fondamentali dell'ordinamento penitenziario, la finalità rieducativa. Ora, il problema è questo: che anche qui l'evoluzione del pensiero, professore Bugiotto della Corte Costituzionale, una fondamentale sentenza che ha detto che, la concessione polivalente delle funzioni della pena, che nessuna delle, delle fondamentali funzioni e finalità della pena può essere totalmente obliterata. Questo è un principio fondamentale. Allora è chiaro che il, il, eh, eh, diciamo, se eh, la rieducazione la dobbiamo declinare su specie di, di risocializzazione, rieducazione e risocializzazione, l'orgasmo lo stativo sicuramente è incostituzionale. Per le ragioni, perché il caso dell'innocente non, 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 non ha nulla da dire se non mentire, può co collaborare mentendo perché nulla sa perché è innocente, ma le, le ragioni della, della, eh, di, del rifiuto etico della delazione, il rischio di esporre i propri familiari, se i familiari, a danni gravi alla persona se non alla, vita, alla perdita della vita, insomma, tutte, tutte le ragioni che. Allora il problema è eh, aboliamo il doppio binario penitenziario, cioè aboliamo il 4 bis, questa è la soluzione, secondo me gettiamo l'acqua sporca con tutto il bambino. Il problema è, dal mio punto di vista è sostituire la categoria della collaborazione come unica via attraverso cui accedere alla possibilità di un, eh, una misura alternativa. La categoria della dissociazione, quello che conta in altri termini per consentire che il, il gasolano acceda alle misure alternative dopo un periodo di pena che si ritiene diciamo, necessario per l'accesso a queste misure, è che il soggetto dimostri di aver rotto il rapporto di appartenenza organica alla situazione criminale da cui dipende. Questo comporta, da un lato, che il 4 bis deve fare una bella cura dimagrante, cioè devono fuoriuscire dal 4 bis tutti quei reati che con la criminalità organizzata non hanno a che vedere che sono stati inseriti nel 4 bis come una sorta di, di refugium peccatorum. E quindi deve recuperare il 4 bis e la sua fisionomia originaria, cioè di norma che disciplina il trattamento penitenziario degli autori di reati sistemici di appartenenza alla criminalità organizzata. Questo è un primo punto. E Poi occorre, la condizione non può essere la collaborazione. Perché, ripeto, esiste il diritto a non collaborare, che va riconosciuto. Il soggetto, se vuole accedere a misure alternative, deve dimostrare. Di, eh, eh, avere rotto i con la, di voler rompere aver i rapporti con la sua associazione criminale, perché altrimenti quale, quale percorso è rieducativo e risocializzante. Ma lo può dimostrare in, in forme diverse. Dalla collaborazione. Ad esempio, io immaginavo proprio l'indicazione, pare che il professore, il, il, il giudice eh, Paolo eh, Pinto, abbia, ne accennava: restituzione del mal tolto, indicazione di patrimoni illeciti e cooperazione con lo Stato, ad esempio, nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate alla mafia. Perché io ho partecipato recentemente a Corleone a un convegno su queste tematiche. Un problema gravissimo è che il, quando il, eh, le aziende sequestrate e confiscate passano di mano cioè dalla mano mafiosa alla mano pubblica, si verifica che la clientela scompare. Quindi queste imprese hanno problemi gravissimi di stare sul mercato. Allora un modo in cui il, eh, il condannato eh, per reati ostrativi potrebbe dimostrare la sua volontà di dissociazione, quindi di condotta antitetica alle condotte incriminate, che è, è, diciamo, è, è perpetrata attraverso il reato commesso, potrebbe essere quello di cooperare nella gestione di questi beni affinché questi beni siano indirizzati a fini sociali e l'impresa continua a essere viva e, 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 e operosa e a stare sul mercato. È una delle possibili. Insomma l'idea è quella di eh, 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 dare questo criterio al giudice. Il criterio dovrebbe essere questo perché la formula del, del, della, della Commissione Palazzo. Eh, sì, supera l'ostatività, però in sostanza non dà un criterio al giudice, dice in, in, incompatibile. Ma è incompatibile in base a quale criterio? Allora Secondo me il criterio deve essere che occorra accertare processualmente condotte che siano antitetiche rispetto al reato commesso e siano dimostrative di una volontà effettiva di dissociazione. A questo punto credo che questo potrebbe essere un modello di eh, eh, revisione, eh, organica del 4 bis che lo riporta dentro le finalità costituzionali della pena perché la realtà il 4 bis è, è stato anche uno strumento in cui si è piegata la politica criminale la politica penitenziaria a finalità di politica criminale cioè c'è stato un uso eteronomo dell'articolo 4 bis che è troppo evidente probabilmente il 4 bis deve rientrare invece nelle, nelle, nelle finalità proprie della pena deve tornare a essere una norma di politica penitenziaria, politica penale e non di politica criminale. Grazie. Eh, non credo che Nicola voglia delle risposte, credo che la sua sia una, una, una proposta. Una, sì. Come sempre lui vuole consenso, non risposte. No, no, sto scherzando. E ci sono altri interventi? Sì. sì per... Dai, qui, qui, qui. Sì, io ti dirò brevemente due cose, due, che vorrei, insomma, un, um, io sono, um, appartengo a Ristretti Orizzonti che è un giornale che si fa all'interno del carcere, sono un, un redattore di questa redazione quindi All'interno di, di questo gruppo diciamo, che si occupa di informazione recentemente abbiamo avuto anche un gruppo di, di detenuti provenienti dall'alta sicurezza, quindi dalla S1, che sono quelli um, tutti con uh, l'ergastolo stattivo. Um, e questa esperienza di aver avuto um, diciamo un gruppo così, um, di aver avuto anche loro nel gruppo, ci ha fatto um, riflettere su al, almeno un paio di cose che, che voglio aggiungere a, questa, um, a, questo, a, questo, insomma, a questo tavolo per, per offrire altri due spunti. Um, secondo me, la, una è quella de, uh, della collaborazione uh, inesigibile. Um, noi abbiamo, allora, in quest, um, abbiamo avuto cioè, le, il, il Tribunale di Venezia, a cui fa capo diciamo, il nostro carcere, per, lui, per, 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 per tanti anni si è rifiutato di, um, eh, di, di, di riconoscere diciamo, l'esistenza della collaborazione inesigibile, cioè um, anche di, di, di fronte a richieste di detenuti. Um, in cui la, la, uh, i, i, i fatti erano chiari, ovviamente, uh, la, il, il tribunale diceva che se non c'è la, la collaborazione co concreta e so sostanziale. Uh, la, non, non, non ci può essere l'ammissione la ai benefici. Adesso, recentemente, um, a, a due dei nostri, uh, soprattutto a uno insomma, di, mh, di, di, di queste persone um, detenute con allo stativo, il, il Tribunale fi, 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 finalmente ha accettato come dire, uh, di cambiare uh, um, il suo. Um, come dire, la sua idea il suo, no? perché um, ha detto ha, ha, ha accettato la, la richiesta di, um, di, di, del 58 ter, quindi di collaborazione inesigibile per questo detenuto, dicendo che visto la, il lungo periodo espiato, che lui è in carcere da 24 anni, da 25 anni, ha detto che um, è inutile insistere ad, ad, ad attendere la collaborazione, quindi ha detto che a, a distanza così lunga di tempo si può, può essere considerata la collaborazione inesigibile. Ecco, io credo che questo sia da, 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 davvero un, un, un precedente che, che potrebbe uh, aprire, come dire, uh, qualche spiraglio al, um, in materia di campi di di um, di ergassolo ostativo, visto che um attendere che venga tolto il 4 bis o che, o che venga rivisto il 4 bis um, um, alla luce insomma, di questa ostatività di, cioè, degli effetti ostativi che produce sull'ostatività nei casi degli ergastolane sia insomma, una cosa abbastanza lunga quindi io credo che questo sia una, una cioè, come dire si configura in, quello, in quel principio di um, uh, in quel principio della de, de sentenza Winter uh, sulla uh, riducibilità della de, de pena, proprio, perché lì diventa davvero riducibile la pena se um, si ammette insomma, che ci deve essere un, te, un limite di tempo. No? Il, um, il 4 bis pretende la collaborazione affinché le persone vengano ammesse ai al, um, benefici di legge, ma questa pretesa non deve essere per sempre cioè uh, eterna ci deve essere un limite, cioè dopo 20 anni dopo 25 anni c'è un limite in cui basta, la, la colorazione è davvero inesigibile, non si può pretendere ecco, un'altra cosa invece che magari non, non c'entra tanto con, con, con l'ammissione ai benefici ma che c'entra molto per quanto riguarda gli ergastolani su, su, sulla qualità de, de, della vita all'interno del carcere è quella delle uh, declassificazioni Adesso noi ci, ci siamo ritrovati a fare una battaglia nel nostro carcere perché è stato deciso di chiudere la, la sezione di alta sicurezza e quindi de, delle persone che hanno, hanno, hanno trascorso dei de periodi lunghissimi in 41 bis e periodi lunghissimi in, in AS1. Eh, ma che però nel carcere di Padova hanno potuto avere accesso a, a determinate attività trattamentali, come, come le persone che vengono nella nostra redazione. Adesso si, si, vedono, ehm, si sono visti, hanno scritto, eh, insomma, si, si lamentano. hanno paura, hanno il terrore di andare in altre carceri perché sanno che i reparti di alta sicurezza, cioè i circuiti di alta sicurezza di altre carceri, non hanno alcun tipo di, 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 di trattamento, cioè non, non hanno alcun tipo di accesso ai, mh, alle attività trattamentali. Quindi anche su questo adesso noi abbiamo, fatto, a, abbiamo richiesto insomma, al, al DAP di, 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 di rivedere eh, eh, ogni caso, cioè le persone lì detenute. Tu, mh, a, ad analizzare tutte le richieste di declassificazione, perché ci siamo accorti che lì ci sono persone che aspettano da anni la declassificazione e questa gli viene negata con quella solita formula che non, non si possono escludere i collegamenti con la criminalità organizzata. Cioè una formula di, di... Um, insomma, che abbiamo il sospetto che dietro la quale non ci sia una vera indagine o una, un, un, un vero accertamento ma un copia e incolla delle, delle forze dell'ordine. Ecco, quindi anche su questo secondo noi anche questo è un, un, te, un tema che andrebbe... Che andrebbe approfondito, che andrebbe studiato, perché non ci può essere, che, cioè, una volta che uno viene fuori dal 41 bis, non ci può essere una permanenza eterna in una sezione di alta sicurezza uno, ci deve essere, cioè, ci deve, la, de, ci deve essere anche lì un termine eh, passato il quale ci deve essere una valutazione e un, un passaggio a un circuito mh, più insomma eh, di, con, con un regime più attenuato. Ecco, ci deve essere Anche qui questo passaggio da, da, un, da una sezione all'altra. Grazie. Andrea Puggiotto. il costituzionalista dell'incostituzionalità dell'ergastro Diceva il mio professore di procedura penale, Vincenzo Cavallari, che Paolo Cabrini ricorda che gli italiani si dividono in due categorie, chi è andato in galera e chi ci andrà, è per questo che mi occupo di questi temi. Allora, eh, due osservazioni, una sull'ergastolo comune e l'altra sull'ergastolo ostativo. Parto dalla prima. A me sembra che eh, come una santa alleanza, eh, corte costituzionale, Cassazione e larga parte della dottrina archiviano con troppa facilità il problema della costituzionalità dell'ergastolo, con una strategia argomentativa che oggi è stata ricordata. L'ergastolo non sarebbe più una pena, tempo, una pena perpetua perché in sede di esecuzione, attraverso la concessione giurisdizionalizzata della liberazione condizionale, si interrompe. Mi sembra di poter dire che questo è lo stesso punto d'approdo della Corte di Strasburgo. Se è vero che la giurisprudenza della Corte Edu non è di per sé contraria a sanzioni di durata indeterminata, purché l'indeterminatezza non si traduca in carattere assoluto di perpetuità. Ora, se detto con tutto il rispetto, a me sembra un sofisma, l'ho anche scritto. È come dire che l'ergastolo costituzionalmente esiste perché tende a non esistere. È descrivere l'ergastolo come una, una malattia autoimmune dell'ordinamento penale. Ma non è solo un sofisma, è anche un luogo comune che io vedo clamorosamente smentito da due recenti riforme legislative. Due riforme che hanno esattamente la stessa premessa, e cioè che l'ergastro è una pena perpetua. E in ragione di questa sua durata sine sì die... Da questa premessa il legislatore ha tratto conseguenze estranee a tutte le altre pene temporanee. Penso, in primo luogo, all'articolo che verrà discusso oggi pomeriggio, l'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, introdotto con legge 117 del 2014. Lo sappiamo tutti. Eh, prevede dei meccanismi compensativi o risarcitori a favore dei detenuti che abbiano subito una detenzione in violazione dell'articolo 3 della CEDU. Allora, il rimedio compensativo consiste nella riduzione temporale della pena da espiare, un giorno, ogni 10 giorni scontati in condizioni inumane e degradanti. Siccome questa è una misura eh, ristorativa, io credo, data la sua razio, che debba essere applicata a tutti i detenuti, hanno subito un carcere inumano e degradante, indipendentemente dal reato più o meno grave per il quale sono in carcere. E invece, e invece, in ragione della natura perpetua della condanna a vita, questo beneficio non è applicabile al rigastolano, è un fatto matematico. Come si fa a scontare un giorno di detenzione ogni dieci giorni da una pena senza fine? Provate a sottrarre una pena infinita in numero di giorni condonati e otterrete sempre, inevitabilmente, una pena infinita. Il quantum di detenzione da scontare, quindi a titolo compensativo, vale solo per le pene temporanee, non per la pena minacciata del legislatore come pena a vita. E la detrazione non può nemmeno giustificarsi ai fini del computo della pena espiata Permettere al gastolano di accedere ai benefici come il permesso premio, la libertà, la semilibertà e la liberazione condizionale perché questa operazione secondo me, oggi pomeriggio ascolterò, incontra due ostacoli. Il primo ostacolo è normativo: la regola è che l'ergastolo è una pena senza una scadenza che sia possibile anticipare. Questa regola può essere derogata solo per espressa volontà legislativa. Ad esempio, quando il legislatore fa una, una, un indulto, se vuole applicarlo agli aggastolani, lo deve espressamente dire. Questa espressa previsione derogativa non c'è nell'articolo 35 ter, e non credo che la si possa ritrovare nella disciplina della liberazione condizionale, perché la liberazione condizionale è fondata su presupposti, la meritevolezza. La finalità risocializzativa che nulla hanno a che vedere con la razza dell'articolo 35 ter. C'è poi un secondo ostacolo fattuale: fra i 1584 ergastolani, molti sono in carcere da più di 26 anni. Quindi, anche ad ammettere l'applicazione del 35 ter, per loro lo sconto di pena non avrebbe nessun effetto utile. Bene ha fatto dunque. Il Tribunali di Sorveglianza di Padova, qualche giorno fa, a sollevare la questione di costituzionalità sull'articolo 35 terre davanti alla Corte. Eh, lo scopriremo solo vivendo eh, nel leggere la sentenza se la Corte accoglierà come io credo e spero la questione prospettata. La seconda riforma legislativa che volevo evocare riguarda le misure di sicurezza detentive per le quali ora la legge 81 del 2014 fissa un limite temporale non valicabile. La loro applicazione non può superare la pena edittale massima prevista per il reato commesso dall'internato. Si introduce cioè il principio del parallelismo, che però, per espressa disposizione legislativa, non si applica se il reato presupposto dalla misura di sicurezza è punito con la pena dell'ergastolo. Esemplifico. Pensiamo a Reo Folle, condannato per un fatto di reato punito con la pena dell'ergastolo, che però non gli viene applicata perché il giudice fa prevalere le attenuanti. Una volta internato, tuttavia, non beneficerà del limite di garanzia della durata massima della misura di sicurezza. Cioè, da Reo un giorno sarebbe uscito di galera. Da folle, invece, rischia di non uscire più da un ospedale psichiatrico giudiziario. Grazie all'innovazione legislativa, insomma, scompariranno gli ergastoli bianchi, perché non è più possibile ripetere infinitamente la proroga della misura di sicurezza, ma resterà l'ergastro nascosto dietro le mura di un OPG piuttosto che di una casa di cura e di custodia. Questi due esempi normativi hanno una cosa in comune rifluiscono tutti alla stessa genesi e cioè il fatto che esiste un articolo 22 codice penale che prevede come pena perpetua l'ergastolo. Mi e vi domando, a fronte di ciò, a fronte di conseguenze che derivano da questa affermazione legislativa di pena perpetua, come si può fondatamente sostenere che la previsione legislativa di una pena senza fine non ponga alcun problema di costituzionalità? Qui davvero la tesi giustificazionista di un ergastolo che non sarebbe più tale perché è riducibile grazie alla liberazione condizionale si rivela per quello che è una impostura giuridica. Il nodo da sciogliere quindi, a mio modo di vedere, è a monte, non a valle. È la minaccia legislativa, prima ancora della sua combinazione e prima ancora della sua esecuzione, di una pena che viene qualificata come perpetua. La seconda osservazione, e la faccio più breve, mi scuso se rubo troppo tempo, riguarda il l'ergastolo ostativo. Eh, enuncio il mio dubbio in maniera paradossale. Eh, diceva il presidente Mazzamuto che l'ergastolo ostativo è figlio del 4 bis. Ne siamo sicuri? Io temo che l'ergastolo ostativo sopravviverebbe anche alla rimozione del meccanismo del 4 bis. Eh, Facciamo una, simul una simulazione ottimistica. Hm? Immaginiamo che domani, o per abrogazione legislativa o per giudicato costituzionale, il meccanismo del 4 bis venga cancellato dall'ordinamento penitenziario. Ora, una simile novità normativa dovrebbe far convogliare gli ergastolani ostativi dentro il medio comune dell'ergastolo comune, con la possibilità dunque per tutti di accedere anche alla liberazione condizionale. Questo è uno scenario solo formalmente corretto, ma nel momento della sua applicazione temo che questo meccanismo verrebbe inceppato e si fa presto a dimostrarlo. Lo ricordava il professor Palazzo: la Corte Costituzionale, affardata far della sentenza 273 del 2001, dice che la mancata collaborazione con la giustizia altro non è che un indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata. Dunque, requisito idoneo, dice la Corte, a escludere il necessario ravvedimento che è la condizione sine qua non per poter accedere alla liberazione condizionale. La Corte dice anche un'altra cosa importante, dice che questa presunzione legislativa non va a innovare la disciplina sostanziale e codicistica della liberazione condizionale. Qual è la conseguenza? È che la collaborazione proficua e possibile con la giustizia sopravviverebbe quale condizione di ammissibilità del reo alla liberazione condizionale. Se così è, il meccanismo espulso, eh, ostativo espulso dall'ordinamento penitenziario con l'ipotizzata rimozione rimarrebbe operante per via giurisprudenziale, nei confronti del regastorano non collaborante. Si può dire anche così in maniera più semplice, l'ergastro stativo messo fuori dalla porta dalla Corte Costituzionale o dal legislatore rientrerebbe dalla finestra di un diritto vivente giurisprudenziale che continuerebbe a chiedere per riconoscere il necessario ravvedimento la collaborazione da parte del Ora... Se così è, io credo che oggi siano state identificate due piste di lavoro. Almeno per chi, come me, crede che il gasto nella sua variante più crudele, quello stativo sia fuori dall'orizzonte costituzionale. La prima pista di lavoro è quella che ha indicato il professor Palazzo, valorizzare la proposta che la commissione Palazzo ha fatto che tendeva a trasformare la presunzione legislativa da assoluta a relativa, dunque vincibile, permettendo quindi al giudice caso per caso di verificare eh, se la mancata collaborazione è davvero osta alla concessione della liberazione condizionale. Oppure, ed è la pista che ha indicato il Presidente Mazzamuto, sostituire la categoria della collaborazione con quella della dissociazione, che è una categoria che il nostro ordinamento conosce dagli anni di piombo. Siamo dunque davanti a un tornante da superare, e cioè quello per cui la mancata collaborazione traina a rimorchio con sé un regime puntivo più afflittivo. Ricordo per incidenza che in ragione di questo traino anche la liberazione anticipata speciale non si può applicare agli origastorani in quanto ostativi. Se noi non, non rompiamo questo traino, credo che non ne usciamo fuori. E a me, qui chiudo, c'è sempre il problema del complesso di, del congedo, come si chiude l'intervento, a me tutta questa situazione del regastro stati, stativo fa venire in mente una pagina kafkiana, eh, dal processo quando Joseph K si sente rivolgere il seguente suggerimento. Lei non è abbastanza rendevole a quanto mi hanno detto. Chi glielo ha detto? chiese Joseph K. Non mi chieda nomi, per favore. E corregga piuttosto il suo errore. Non sia più così rigido. Contro questo tribunale difendersi non si può. Bisogna confessare. Faccia la sua confessione appena può. Solo dopo se la potrà scavare. Solo dopo. Grazie Andrea, eh, di nuovo una sottolineatura della complessità di tutta la problematica e anche delle varie istanze che devono intervenire per risolverla. Adesso anch'io ho il problema di come concludere, quindi ringrazio i relatori superstiti. E... Uh, uh. Uh, un minuto perché gli... eh, perché poi c'è di sotto il mangiare, buffet, se il no si, stanno stanno si fredda tutto. Osservazione sugli ergastolani e il 35 ter. Eh, forse ci stiamo avviando a Firenze una giurisprudenza veramente evolutiva, ma noi abbiamo deciso che il 35 ter lo riconosciamo agli ergastolani, lo riconosciamo ai fini del raggiungimento del quantum di pena per le misure alternative e la liberazione condizionale. Vedremo come va l'eccezione costituzionalità di Venezia, in caso abbiano già raggiunto, ce n'è qualcuno. Eh, ristoro pecuniario, cioè voglio dire perché abbiamo fatto una, mh, non siamo stati molto articolati nel pensiero. Lo riconosco, professore, però abbiamo fatto una valutazione che è quella di dire che di fronte a una lesione di un diritto come quello di vivere in condizioni di legalità, non riconoscere a coloro che hanno una pena perpetua e un inciso, io. Ne ho visti tanti nei miei anni, di, ma tantissimi a Pianose e a Porta Azzurro, È veramente una pena inumana perché nessuno di quelli che ha conosciuto, criminali ordinari, organizzati o terroristi, preferivano l'ergastolo. A volte nei lunghi colloqui che faceva, se ci metteste al muro noi saremmo contenti. Quindi la disumanità dell'ergastolo è veramente... Palese. Allora di fronte a questo non ci sentiamo, dico come Tribunale di Sorveglianza di Firenze. È una riunione che abbiamo fatto da pochissimo, quindi tutti i colleghi concordi. Noi proveremo a riconoscerla, poi ci diranno di fronte alle impugnazioni, ci dirà la Suprema Corte se facciamo bene o male, però non, ci è avvenuto naturale. Grazie. Naturalmente. Va ricordato, visto che faccio lo storico, che non era allergastro, era ai lavori forzati a vita, Beccaria li ha usati contro la pena di morte dicendo che erano una pena più afflittiva, non meno. Questo va ricordato per la previsione. E ora a mangiare. Giù nel cortile a piaterreno.